I suppose. Ma che Eccoci, bello quel lupetto. dovremmo essere online. Ciao a tutti, come state ragazzi? Ciao Willy, ciao Max, grazie per aver accettato di partecipare a questa live di oggi. Come avrete letto, stiamo facendo una live al giorno praticamente per far compagnia a chi è rimasto a casa, a chi è costretto a casa in questi giorni di quarantena e stiamo sentendo un pochettino artisti, professionisti, personaggi che hanno collaborato con la nostra scuola nel tempo e voi siete stati lo scorso agosto gli insegnanti del nostro workshop di disegno naturalistico che si è tenuto in Sila, questa location bellissima e niente, oggi passeremo un'oretta in vostra compagnia Vostro malgrado. sperando un po' di fare, insomma, di dare un po' di supporto, un po' di compagnia a chi è bloccato a casa in questo momento. Io inizierei facendo quella che è la domanda di rito. Innanzitutto vi chiederò di presentarvi qualora ci fosse qualcuno che non dovesse conoscervi, ma poi la domanda di rito, che è quella che stiamo facendo a tutti, e a volte le risposte ci hanno sorpreso. Come state passando questi giorni di quarantena? Cosa è cambiato? E se riuscite a continuare a fare le cose che facevate abitualmente, anche il vostro lavoro, se effettivamente qualcosa è cambiato in modo drastico? Prego, Vale. Prima le donne e i bambini. Intanto grazie dell'invito, come se avessimo avuto altro da fare nelle giornate. No, altri scherzi, grazie, comunque Sì. Esatto. siete sempre carini a pensare a noi. Ciao, sono Max Rambaldi, non bevo da 33 anni, non fumo da altrettanto e nel frattempo disegno. Faccio illustrazioni per bambini, principalmente per i libri. E quando non passa quello, faccio quello che passa al convento, quindi grafiche, altre illustrazioni così per tirare avanti. E devo già rispondere all'altra, posso lasciar presentare l'amico toscano? Lasciamo che si presenti, dai, poi Vai. magari ci dici come stai passando la quarantena. Ciao ragazzi, vabbè allora, per chi non mi conosce mi chiamo Willy e sono laureando in scienze naturali, mi occupo di divulgazione scientifica su YouTube, Instagram, eccetera, vari social, Twitch, Facebook, eccetera, e parlo di animali, perché appunto a me sono una cosa che mi piace di più in assoluto, quindi parlo spesso e volentieri di animali estinti, infatti Sante lo sa bene, è così che siamo venuti in contatto io e Sante, insomma, grazie ai dinosauri. Sì, c'è stato un dinosauro che a un certo punto ci ha presentati e... Esatto. Beh, in realtà anche gli Un animali amico estinti hanno comune. portato me nel È gruppo. vero, è vero. Esatto, perché Siamo uniti anche dagli io... animali morti. Esatto, perché anche io e Max siamo conosciuti lavorando a delle illustrazioni di un libro per bambini sui dinosauri, quindi insomma, questo è un po' il discorso. E niente, io mi occupo di questo, sto appunto, dicevo, sono laureando in scienze naturali e la tesi la sto facendo su un dinosauro molto figo che è l'iguanodonte. Purtroppo dovevo laurearmi a aprile, ho fatto le corse per laurearmi e poi invece è saltato tutto perché non posso più andare ovviamente al museo a prendere tutti, diciamo, insomma, i dati che mi servono per finire la tesi e quindi via, rimandata a chissà quando in realtà. Quindi insomma, eccomi qua. Ok, intanto si sono connessi Max e Alessandra che conoscete e vi Alessandra, salutano, vi mandano tanti cuoricini. cari loro. E non mi avete risposto, cosa state facendo in questi giorni di quarantena? Allora, prima cosa, ho passato un mese a dire a tutti quelli che conoscevo che il decreto per chi ci tiene chiuso in casa si chiama decreto Max Rambaldi, perché adesso stanno sperimentando praticamente tutti la mia vita. Perché già prima io uscivo per fare la spesa e basta, Che poi quindi non è è la cambiato. vita di molti illustratori, fumettisti e artisti, eh. Ma Non sei infatti l'unica che ci ha risposto ho questo. visto un botto di grafici, illustratori, un web design che se la ghignavano dicendo poveri sciocchi. Quindi a livello psicologico barra fisico non è cambiato tantissimo, anche perché
ero già addestrata a stare chiuso in casa, tanto che ho il tapirulan, ho un gatto, cioè ho le cose necessarie al Ma lo benessere usi il psicologico. tapirulan? Non è Certo che sufficiente lo averlo. Ecco. uso, sì. Non è sufficiente averlo e basta, va anche usato. Ah, magari lo usava il Permettimi. gatto. Ah, giusto, giusto. No, il Certo. gatto è arrivato, fate conto, tipo una settimana prima che chiudessero tutte le frontiere. Quindi sono stata fortunata da quel punto di vista. E, dal punto di vista del lavoro, qualcosa è calato, però in realtà non saprei neanche dire se è dovuto al periodo o comunque agli alti e bassi, perché chiunque lavori da casa, bene o male, sa che. Ci sono dei periodi in cui lavori, tipo fai 4 libri in 2 mesi e poi hai il mese di buca, quindi anche a quella cosa lì, bene o male, uno è abituato. E, però ho deciso di approfittarne per fare dei lavori, delle cose che avevo in mente da un anno e non avevo mai tempo di fare. Quindi per me è una buona occasione quando sei obbligato a non fare quello che fai di solito, a fare cose che rimandi sempre, tipo, non lo so, sistemarti il portfolio, studiare delle cose che non avevi tempo di leggerti, eccetera. Ok, sì, perché inevitabilmente abbiamo guadagnato tutti un po' di tempo extra. Ci è arrivato Esatto. questo bonus dal cielo e quindi cerchiamo di sfruttarlo nel migliore dei modi. E Willy invece, che sta combinando? Allora, diciamo che io in realtà non sono uno che ha troppi problemi a stare in casa, cioè mi piace stare in casa più o meno quanto mi piace uscire, cioè non sono uno che si annoia se è da solo in casa perché mi piace leggere, mi piace così scribacchiare e disegnare per cavoli miei, insomma, quindi fondamentalmente, cioè, che fare lo trovo, non è il problema di stare in casa. Il problema è che ovviamente stai in casa per forza, senza poter vedere magari le persone a cui va bene per un po' di tempo, quindi quello insomma è un po' pesante. E poi purtroppo c'è stata questa cosa dell'università che mi dovevo laureare entro aprile e poi invece mi laureerò chissà quando, quindi anche quello è una rottura. Poi attualmente sto facendo il servizio civile in un progetto di comunicazione della scienza, nel Museo di Scienze Planetarie di Prato, no? Che è la mia città. Ovviamente rimandato quello, ci hanno detto fino a tutto aprile, compreso, quindi non sto lavorando neanche lì, e tutti gli eventi che dovevo fare da qui a qualche mese, ovviamente annullati tutti, e quindi insomma quello è stato un problema, sinceramente, anche perché comunque io su YouTube ero ultimamente meno attivo, perché l'ultimo mesetto, mesetto e mezzo, mi sono dovuto per forza, lavorando metà del giorno, buttare sulla tesi per chiuderla entro aprile. Poi è arrivata aprile, non la chiuderò, e quindi insomma il discorso è che comunque anche su YouTube c'è stato un po' di rallentamento del traffico. Meno male c'è Patreon, guarda, sinceramente mi ha parecchio aiutato Però ho Patreon in visto questo che periodo. comunque Perché comunque. tipo su Instagram, su Facebook sei attivo quasi ogni giorno, posti dei contenuti, a volte anche dei tuoi disegni, Quello sì. molto interessanti. Quello sì. Cioè, fondamentalmente, ecco, tempo per stare più sui social ce l'ho avuto, sinceramente. Non cerco appunto di, no, di starci il giusto comunque. Perché comunque starci troppo, comunque, anche se non hai particolarmente altro da fare, in realtà ho visto che non mi fa bene, nel senso, diciamo, che i social poi non sono quello che dice, ah, i social, oddio, no, ci lavoro, ci sto letteralmente per ore al giorno, perché io ci lavoro sui social, però cerco di non farmi travolgere, ecco. Insomma, specialmente in questo periodo dove c'è un botto di notizie su quello che sta succedendo di continuo, cioè quello che viene chiamato un'infodemia, diciamo un surplus di informazioni non sempre Un'infodemia. verificate. Eh sì, è una bellissima parola, veramente. Cavolo, È sì. un surplus di informazioni non sempre verificate che costantemente saturano, diciamo, lo spazio. E io, se volete un consiglio, cercate di anzitutto verificare le cose che leggete. Andate a leggerle su fonti ovviamente verificate e soprattutto non vi fate travolgere, cioè non, cioè, dedicate quel poco tempo al giorno per informarvi su quello che sta succedendo, stop, nel senso, se non altro, ecco. Però una cosa buona c'è in tutto questo discorso, cioè non posso fare la tesi perché tutta la parte bibliografica che c'era da fare l'ho già fatta tutta, mancava solo la parte nuova che non posso fare. Non lavoro e quindi mi sto rimettendo in pari con YouTube, sto lavorando ai nuovi video, ho fatto qualche podcast perché ho lanciato anche quelli, diciamo più o meno sto facendo questo, ecco, più ovviamente
maratone su Netflix e quant'altro. Ah, e ho iniziato anche per la prima volta ieri sera, ieri l'altra sera ho fatto la mia prima sessione di ruolo via Skype, via Zoom in realtà. A Numenera. È un'ambientazione figa e non conoscevo. Cioè, Michele Bellone, tra l'altro, ci fa da master. Quindi, tra l'altro, ripeto, perché quest'anno sarà nella giuria del Lucca Comics per decidere appunto i best GDR dell'anno. Insomma, tutto rispetto. Ricordiamo a chi è connesso come è finita la prima giornata di workshop quando siete stati in Sila, cioè è finita con una partita D&D. Esatto. Io e Alessandro non abbiamo partecipato, ma vi sentivamo, insomma, eravate giocato fino a notte. No, Daniele Mitio. Esatto. Mitio Daniele. Ok. Che ci ha improvvisato sta sessione. Ok, ok. Maledetto Daniele. Allora, guarda, dalla regia vedo che chiedono consigli per creare il sfumatore grigio con l'acquarello. Il mio primo consiglio è di scrivere acquarello con la C. Ce lo chiede Raffaele. Perché sì. sono una grammar nazi schifosa. E in che senso cioè qual è il problema di creare le sfumature grigie rispetto a quelle con gli altri colori? Questa era la mia domanda per capire come rispondere. La seconda, nel frattempo, posso vedere gli ultimi vostri lavori cartacei? Io lavoro in digitale, quindi no. Io ho fatto questo su un post-it. Tu hai fatto questo su un post-it? Non si vede bene cos'è un mostriciatto. Un draghetto. Sì, no, ultimamente proprio disegnare su carta, tipo, avoided tantissimo. Quindi, mi risulterebbe difficile. No, forse ho fatto una bestiolina, tipo 2 mesi fa. No, questi qui sono i miei tentativi di mi warm up di gattini, cioè fai forme a caso e poi trasformali in gattini. E poi ne tiri fuori un gattino. Esatto, funziona sempre. E questo qui era una cosa di cui non ricordo, non so mai pronunciare il nome, un quella cosa là, che è misto acquarelli cinesi schifosi e matite. Oh. Con acquarelli schifosi cinesi intendo sono quelli lì tipo... Pagati poco. Le scatolone... Esatto, quelli di Wish da $1 che spacciano per acquerelli, ma in realtà non sono acquerelli, sono più o meno credo dalla resa che hanno, super opaca, devono essere tipo mezzo tempera, un quarto acrilico e il resto cadaveri più o meno. Acquaragia. Credo siano resti di vecchie saponette. Può essere. Però ecco, sono comodi perché hanno queste tavolozze enormi con già 10.000 colori, per cui se non hai sbatta di metterti a mescolarli, vuoi fare una cosa carina al volo, sono comodi. Poco fa, Willy, tu hai menzionato un libro a cui avete lavorato insieme. Vorrei chiederti di parlarci in 2 minuti e poi di parlarci anche di un altro bellissimo progetto che è il calendario della biodiversità dello scorso anno, che io personalmente ho adorato e che è stato tra l'altro una delle cose che a me e ad Alessandra ha fatto accendere la lampadina. Quando l'abbiamo visto ci siamo detti: cacchio, loro due li dobbiamo portare giù per fare un workshop su come si disegnano gli animali, dobbiamo trascinare, li dobbiamo forzatamente portare a Cosenza per fare questo workshop. E, raccontateci un po' di questi due progetti, magari parti tu, Willy. Ci puoi raccontare un po' come... Beh, del primo ce l'ho cartaceo. Ah, ok, vediamo. Scappo vediamo un secondo, prenderlo. Vai, vai a prenderlo, io non mi ricordo dov'è. Ce l'ho da qualche parte in libreria, ma... Magari, ecco, raccontaci come sono nate questi due progetti e poi magari a Max le facciamo raccontare un po' l'aspetto creativo. Stavate per assistere alla mia precipitazione... Ecco, il librino dove in realtà io e Max ci siamo conosciuti, perché prima non ci conoscevamo, anche se poi fisicamente ci siamo visti dopo, però diciamo digitalmente siamo conosciuti in questo progetto che è di PM, era edito da PM perché è De Battella a Vapore, e fondamentalmente era un progetto non necessariamente, ecco, tra l'altro. Chi è questo momento qua vestito da Tonio Cartonio? Oddio, anche ce l'ho in effetti in quella foto.
No, com'è andata? È andata che allora Max doveva fare. Abbiamo preso Max per fare le illustrazioni. Io sono subentrato, diciamo, a fare poi il consulente scientifico, tra virgolette, del progetto, e non era un progetto nato come, diciamo, cosa di divulgazione, però c'aveva comunque dei contenuti, seppur rivolti a bambini molto piccoli. E allora ecco, ho fatto, guarda, se io devo fare consulente scientifico, mi sono proposto di seguire, magari gli dissi l'artista che deve fare queste cose, per dargli magari degli input e fare delle cose ovviamente in stile, come vedete, colorato, cartunesco, eccetera. Però alle piume. Esatto, però che potessero avere comunque una loro valenza anche da un punto di vista scientifico, quindi dita nel numero e nel posto giusto. E quella, quella è stata la cosa più tragica, perché ogni volta, no, quello lì non ha il pollice fatto così. Lo puoi dire, sono un dito nel culo, non mi offendo, perché è vero. E, per cui, nel senso, è stato carino, perché comunque si è messo, diciamo, anche delle illustrazioni, sì, per bambini, ma che comunque conservano dei dettagli anche a volte molto minuziosi, insomma, su poi quella che è l'effettiva anatomia e morfologia dei dinosauri e degli altri animali più storici, cioè nel libro. E io e Max siamo conosciuti così. Poi ci siamo visti un po' dopo, tramite una volta che è andato a trovare chi c'era. Da Adrian ci siamo visti. No, sì. Volta, questo è uno di quelli più scientificamente accurati, comunque, esatto. Il tirannosauro che fa la pizza. In realtà non è scientificamente accurato, perché si sa che i pomodori tirannosauro li hanno scoperti dopo il 1492. Quindi facevano solo pizza bianca. Esatto, una licenza poetica, diciamo. Comunque dai, stiamo a fare troppo fiscali. E questo è stato un po' come ci siamo conosciuti. Da lì abbiamo continuato ovviamente a collaborare per varie cose. E poi a caso, tipo, una volta che ero a Montecorso con la mia famiglia, si va a Padova un pomeriggio, e ci troviamo anche con Max per salutarla, e ci viene l'idea dopo tre, anzi in realtà viene a lei, perché appunto dice facciamo un calendario, ok, nel senso, ovviamente questa, questa è colpa di Link for Universe, esatto, comunque. È colpa di Adrian che non ha fatto il calendario, lei ha fatto allora lo faccio con te, io, va bene, io devo fare un calendario comunque. In tre secondi praticamente abbiamo tirato su questo progetto, che è durato praticamente un anno, da tipo da fine 2018 a quasi fine 2019, a fine 2019 di fatto. Praticamente ogni mese usciva sul mio canale un video dedicato all'animale, ovviamente, del mese, in cui c'erano i disegni di Max, e si poteva mettere appunto il calendario cartaceo in digitale. Si poteva prendere il calendario in formato digitale ogni mese, no? E ovviamente il filo conduttore del calendario era quello di trovare una narrazione per parlare degli animali che sono stati fondamentalmente sterminati dall'uomo, quindi non solo il dodo e il tilacino, che sono tra i più famosi, ma anche roba un pochino meno conosciuta, tipo il ratto bulldog o il gecko gigante. Ricordo il rospo dorato. Insomma, quindi diciamo questi animaletti un po' così, che comunque ci abbiamo sulla coscienza, quindi era in realtà una cosa nata sia per fare un contenuto che comunque invogliasse le persone a tornare di mese in mese a vedere quella cosa lì, ma anche perché fondamentalmente per sensibilizzare per non rifare alcuni errori che abbiamo fatto in passato, ecco, quando magari in certi casi, non in tutti, ma in certi casi avevamo anche meno coscienza di quella che era l'ecologia e di come funzionasse un po' la natura. E quest'anno invece c'è cartaceo, abbiamo fatto con Polignani, ora non lo posso far vedere perché è attaccato lì, tipo, e quindi non lo tolgo dal muro, però sì, c'è su Polignani il calendario cartaceo, abbiamo riutilizzato fondamentalmente le stesse illustrazioni, gli stessi animali, e prossimo anno chissà, eh. Andati di Ah, ok, quindi quello cartaceo è per il 2020 o è rimasto sempre per. sì. No, cioè quello digitale 2019, di mese in mese, poi cartaceo 2020 con però E le stesse invece avete in illustrazioni. mente altri progetti per l'immediato futuro da fare insieme? Sono sicuro di sì. Stiamo già facendo, solo che causa la mia pigritudine di qui sopra e il fatto che comunque mi sono messa a seguire un attimo una roba che avevo in mente da giugno scorso, e è stata, cioè, sta andando a rilento, però c'è.
Non sarà una cosa continuativa come quella del calendario, però perché ho visto che cioè, io e la Costanza non andiamo d'accordo, cioè una cosa che si prolunga per un anno significava che ogni mese al 25 dicevo no, devo ancora farlo, cavolo, perché avevo Oh altro no, da devo fare. risentire Willy. Esatto. No, no, io adoro Willy, mi piace tantissimo sentirlo. Il problema è che quel piccolo disgraziato ha iniziato con un paio di animali il cui audio era intorno ai 7 minuti, 8 minuti, una cosa del genere, non mi ricordo. Anche Anche meno, meno. esatto. Per cui mi ero fatto un po' i conti su, ok, più o meno ci metto così a farli. Avevo calcolato un disegno circa ogni minuto di audio, perché poi in realtà c'era lo sviluppo del disegno che andava a riempire il minuto. E quindi mi ero fatto i conti su quello. Siamo arrivati tipo a metà anno, che da 9-8 minuti erano tipo 15, cosa, fino al dodo che è tipo 23 minuti. Ho detto, Willy, Ragazzi, come si fa a parlare cioè, 5 minuti cioè lui ti del mandava le dodo note vocali su via. WhatsApp No, di 23 minuti? Cioè, no. tipo le No, no, no. cose, tipo degli audio montati con tutto il discorso su cui poi lei doveva costruire il disegno. Ah, no, lui mi mandava sia la parte scritta che era quella che poi io mi Esatto. leggevo, mi dividevo già in blocchi logici per fare i disegni e dopo li ascoltavo anche. Solo che nel leggere non realizzavo subito la lunghezza, era nel momento in cui vedevo quanto effettivamente era lungo l'audio che mi mettevo le mani nei capelli. Perché Lo facevo, so, sì, ma ma no, accorciati, ragazzi. sì, ma tranquillo, il prossimo è più corto, 26 minuti. Sì, tranquillo, ma quello dopo è più corto e però accorciava di tipo 2 minuti per volta, sì. quindi. No, è stato così. Il grafico era questo, tipo. Era così, è partito così, è arrivato tipo agosto, settembre, era qua, ottobre, e poi dicembre, novembre, andai in picco, perché quelli poi effettivamente gli ultimi due erano animali su cui, cioè, in realtà, perché ti mandavo gli audio più lunghi? Perché poi quando si arrivava agli animali, dove veramente c'era tanto materiale e chiaramente si allungava. Ci sono degli animali in quella rubrica, tipo appunto il ratto bulldog, l'ultimo, dove non c'è veramente nulla, perché alcuni si sono, cioè, si sono estinti prima ancora che si potessero studiare per bene, tipo il ratto bulldog, tipo il geco gigante del Kurt, e l'unica cosa che abbiamo di quel geco è un esemplare impagliato, stop. Oppure tipo la cosa, la locusta delle montagne rocciose, è una cavalletta che stava in Nord America, e addirittura si chiama Spretus, l'epiteto di specie, si chiama Melanoplus o Melanopus, non mi ricordo, Spretus. Spretus vuol dire disprezzato, perché fondamentalmente quella cavalletta lì, gli stessi entomologi non gli interessò a Successo. nessuno lì per lì. Poi quando E scomparve, quello. allora tutti, ah, non si sa un cazzo su questa cavalletta. Bravi Tra l'altro, sbaglioni. spesso di questi animali, comunque estinti nei secoli passati, a volte si trovano solo delle illustrazioni fatte da artisti in Esatto. passato, e talvolta sono anche discordanti fra di loro, perché Pensavo avessi detto artisti impestati, che comunque era una descrizione corretta. no, è vero, cioè, basti pensare al Dodo, cioè i dipinti più famosi di Dodo sono discordanti fra tutti. di loro. Sì, e soprattutto non sono Dodo quelli, cioè sono cioè, perché spesso e volentieri chi li dipingeva non li aveva neanche mai Sì, visti. o E li quindi c'era un dipingevano per sacco di ricerca sintitodire, o poetica. talvolta magari se effettivamente avevano visto l'animale, magari in alcuni casi avevano visto un esemplare giovane, in altri casi un O esemplare malato, eccetera. domestico, quindi obeso, tipo. Esatto, anche ciccionissimo nel caso dei Ragazzi, Dodo. E quindi sì, è questo il vi giro una discorso. domanda interessantissima che vi fa Raffaele in chat. Vi chiede: se poteste avere un cucciolo di un animale estinto in casa, quale vorreste e come lo chiamereste? Partiamo da Max, dai. Un animale estinto che vorrei in casa. Ma in questo momento una colomba migratrice americana per mandare messaggi non sarebbe male. Però non li hanno, Il l'hanno famoso mai piccione. addestrate Il per famoso mandare piccione messaggi. viaggiatore. E vabbè, ma c'ho tempo per addestrarlo. E E però. saluto Fabrizio Lavezzi, E che lo ha chiesto chiamerei la sua comunque cibo di colomba. emergenza. Grande Ok, classico. N non per me, ma per il gatto. perfetto. Invece Willy? No, io sì, saluto un attimo Fabrizio Lavezzi, ha lasciato un saluto tra i commenti. È un artista 3D molto bravo Fabrizio, stiamo collaborando per fare un video sull'Iguanodonte, modello che ha fatto lui poi. Spoiler, così, per il Poi. futuro. E allora, io in realtà mi piacerebbe molto avere un acquario con un'opabia dentro.
e tipo abituarlo a venire a prendersi tipo sul pelo dell'acqua con la proboscide o come diavolo la vogliamo chiamare, il cibo, e andare a mangiucchiarselo in fondo. Poi sarebbe bello. Papinia, se appunto non sapete cos'è, è questo. Aspetta, andiamo a farci vedere una... Che tutti se lo immaginano. Se l'immaginano tutti enormi, tra l'altro, l'opabinia, ma in realtà era un animaletto abbastanza piccolo. Non so se era sui 5 centimetri. Mi piace poi Willy e la sua fiducia nel mondo con... Se lo immaginano tutti enorme, l'opabinia. No, e tre quarti delle persone non l'hanno mai sentito, ecco, nominare. Eccolo, dovreste vederla adesso. Oh, sì che me lo ricordo, non mi ricordavo, non sapevo il nome. Poi la cosa bella è che questa qua, questa proboscidina, tipo, non è la bocca. La bocca sta qua sotto, quindi lui prende la roba con la proboscidina e se la porta alla bocca sotto. Poi c'ha cinque occhi, insomma, sono solite cose, ma, via. Solite ma cose. Tu lo sai che io le prime volte che ho visto sto coso qui ho pensato a Lovecraft? Beh, e... ci sta, eh. No, ma ci sono i... quelli sulla delle montagne della follia, non mi ricordo se erano... Cos'erano gli antichi? Vabbè, una razza che viveva nelle montagne della follia, che aveva cinque occhi. E le proboscide, cose, cioè io me le immaginavo praticamente così, che avevano un corpo a forma di stella in realtà, però secondo me la sono delle... ora non mi ricordo di quando sono i libri di Lovecraft e non mi ricordo quando è stata descritta Lovecraft scusa Lovecraft arriva un po' allora. Max dice che ha il mio stesso problema con la costanza, ma deve essere una cosa dei Max. Probabilmente sì, e soprattutto dice Alessandra ne sa qualcosa, essendo stato suo allievo. Romanzo. Allora, le montagne della follia è del 1931, il che ci potrebbe anche stare perché l'opabina è stata descritta nel 1912. Però comunque sia Lovecraft, mi viene da dire Lovecraft, non so perché, Lovecraft, c'ha delle cose interessanti a livello geologico, tipo non mi ricordo in che opera, diciamo, c'ha anche proprio tutto il discorso degli strati, dice che gli alieni, cos'erano, non mi ricordo perché... Perdonatemi, non conosco bene Lovecraft. Erano arrivati tipo nel Cretaceo, non mi ricordo quando, e lui parla di tutti i periodi geologici proprio a livello di strati uno sopra l'altro, e quello è interessante sinceramente, quindi comunque un minimo di, forse di, non dico di passione, ma diciamo qualcosina. Ma sì, sicuramente si era interessato all'argomento. Un'altra domanda da parte di Raffaele, dice che lui come animale domestico vorrebbe un tilacino di nome Cino, ovviamente. Ma a parte gli scherzi, ci chiede se avete mai pensato a un gioco di carte collezionabili sugli animali estinti, che è una bella idea effettivamente. Ecco, come lo chiamiamo? Collezionali tutti prima che tirino le cuoia. Vabbè, sta cosa è bellissima, cioè il discorso delle carte collezionabili a me piace molto, tra l'altro spoiler, cioè neanche spoiler in realtà, cosa assurda, escerà tra poco la nuova espansione Magic, no? Non so se avete visto. Ecco, è un'espansione basata sui mostroni e c'è stata questa cross promotion con la Toho, e quindi ci sono le Magic di Godzilla, dei mostri Godzilla, fantastico. Che poi, cioè, in realtà sono, diciamo, mostri del set con un artwork alternativo con il mostro di Godzilla, sono tipo 19 carte così, è assurdo, è una roba, io appena l'ho visto non ci volevo credere, però per dirti, a me il discorso delle carte collezionabili mi piace molto. So che c'è qualche gioco, però non proprio di carte collezionabili da tavolo. No, ci sono. Proprio entriamo nell'ambiente mio. Esatto, infatti proprio sarebbe passato. Giochi da tavolo ce ne sono parecchi. Sui dinosauri, sugli animali preistorici, se non ricordo male, qualche anno fa. Ixalan, dove ha introdotto il tipo dinosauro di creatura. E qualche illustrazione l'ha fatta anche Jonathan Kuo, che è praticamente un artista specializzato in animali, che ha fatto anche tipo le illustrazioni per le grafiche dei dromeosauri di Beast of Mesozoic, quella serie di action figure, no? Di scientificamente accurate, esatto, quella serie dei dromeosauri, di tutti gli artwork che ha fatti lui. Quindi, cioè, diciamo, infatti c'è una carta bellissima che mi sembra si chiami Ladro di Uova di Magic, che è un oviraptor, praticamente un 2-1 rapido, che c'ha praticamente tutte le penne ed c'ha i colori di un'ara rauna, quindi pappagallo blu, giallo, bianco, insomma, fighissimo quello, perché poi vabbè hanno messo piume
a caso su tutto, tipo. Nel dubbio abbondiamo. Sì, da, tipo sulla testa dei Ceratops, dappertutto hanno messo. Sì, infatti ricordo di aver visto una delle illustrazioni di un Triceratops che era completamente ricoperto di piume ed era abbastanza ridicolo, no? Perché comunque era interamente ricoperto, quindi un'esagerazione bella e buona. Ragazzi, volevo chiedere un'altra cosa, che so che è un argomento che interessa anche chi ci sta seguendo. Siccome in questi giorni siamo tutti bloccati a casa, inclusi molti dei nostri allievi che sono comunque dei disegnatori, dei giovani fumettisti alle prime armi, e che forse vorrebbero approfittare di questo momento per cominciare a lavoricchiare nel settore, a cercare qualche opportunità, visto che tu prima hai menzionato Patreon, Willy, volevo chiedere se avevate qualche consiglio per chi vuole approfittare di queste piattaforme, che so, Ko-Fi, Patreon, Fiverr piuttosto che Upwork, per capire se effettivamente si possono trovare delle opportunità interessanti per cominciare a lavoricchiare, ecco, sia da illustratori che da divulgatori, nel caso di Willy. E soprattutto volevo chiedervi anche se voi utilizzate queste piattaforme e in che misura. Ma prego, Max. Per Patreon comunque delego a Willy, perché lui è su Patreon, io no. Quindi okay. Penso ne sappia qualcosina tu prima. Ne usi altri invece? Io ricordo che qualcosa come 5-6 anni fa ci fu un gennaio particolarmente piatto e desertico per quanto riguardava il lavoro, e presa un attimo dallo sconforto di mamma mia, finirò senza cibo in tavola, andai a recuperare un link che mi aveva mandato una ragazza che mi seguiva, e diceva: ah, c'è sto sito, vai a vedere, che si chiamava, io erroneamente lo chiamavo Fiverr, e Fiverr è rimasto, anche se sarebbe 5. E andai a vederlo, e devo dire che con quel sito lì, per un paio in quei mesi in cui non avevo niente da fare, non divenni ricca, però recuperai quanto bastava a tirare avanti. Però nell'arco degli anni ho visto che tante cappelle le avevo fatte anch'io all'inizio, perché è un buon sito, secondo me, Fiverr. Nonostante si prenda il 20% delle Sì. commissioni, che è una cifra altissima, Tantino? è Sì. tantissimo. Il lato positivo, d'altro canto, è che nel momento in cui l'acquirente decide di prendere il tuo gig, perché li chiamano gig i lavori che uno propone, queste inserzioni, il cliente mette i soldi nel sito. Nel momento in cui viene assegnato il lavoro finito, è il sito stesso che si occupa di prenderli, e nell'arco di 2 settimane o un mese, a seconda del livello che uno ha, di girarteli, per cui vai a cancellare tutta la parte di inseguimento del cliente che si dimentica di darti i Sì, soldi una volta effettivamente, cioè, finito il tu paghi lavoro. questa commissione che è altina, però almeno stai tranquillo fin dall'inizio. Effettivamente è un sito che ho usato pure io e si trovano delle opportunità interessanti lì. Quindi dipende molto da cosa uno fa, però può essere una buona soluzione, se non altro nei periodi in cui magari Esatto. c'è più magra, perché ha il grosso vantaggio rispetto ad altri siti, perché ancora 10 anni fa forse avevo provato anche i Lens e altri siti dove però funzionava in modo completamente diverso, nel senso che erano i clienti a mettere degli annunci con: ah, io devo fare un libro, sto cercando un illustratore che mi fa questo, questo, questo. E in 14.000 persone Contemporaneamente, sì. rispondevano E non era detto che. contemporaneamente, ed erano esatto, non era detto che venissi scelto. Non mi ricordo se funzionasse a credito, per cui in realtà avevi un tot di risposte che potevi dare, quindi dovevi scegliere abbastanza accuratamente dove pensavi fosse più probabile che ti prendessero. Io in realtà avevo anche un buon rating, perché sono un disastro nelle relazioni sociali dal vivo. Ma per iscritto, quando ho il tempo di pensare, non mi mette ansia la persona che è davanti, sono piuttosto brava a presentarmi di solito. Per cui su 5 richieste a cui rispondevo, di solito mi prendevano in 3-4, quindi era Ok. abbastanza buono. Però è perché dimostravo di aver letto tutto l'articolo, tutta la roba che chiedevano, e magari gli mandavo uno sketch veloce giusto per farmi notare.
Però, come potete capire, questa cosa era un'enorme perdita di tempo perché dovevi leggerti tutti gli annunci, selezionare, scrivere delle risposte eloquenti, magari mandare degli esempi di lavori già fatti che però fossero coerenti con la loro richiesta. Quindi comunque era un grandissimo sbattimento e non avevi certezza di essere preso. Fiverr, d'altro canto, tu metti io faccio questo per tot e Eh sì, fa là. poi è il Nel cliente senso che ti che una volta... contatta e eventualmente. Esatto, hanno un loro motore di ricerca per cui bene o male può non vendere niente o puoi vendere tanto, ma comunque non stai perdendo tempo dietro alla ricerca dei clienti perché sono loro a trovarti, quindi quello L'altro, è un questi grosso siti funzionano vantaggio. anche con un ottimo sistema di recensioni, per cui se tu i primi lavori li fai in un Esatto. certo modo, vieni recensito a 5 stelle, si spera, e quindi ti fai una reputazione. Di conseguenza ci si augura che il percorso sia in salita, quindi sempre più persone dovrebbero avere fiducia in quello che sai fare e quindi essere propensi ad ingaggiarti. Intanto. Beh, lì la prima volta quando l'ho fatto ho fatto un secondo account per comprarmi da sola il coso e mettermi una buona recensione perché, no, ma quello lì è, penso sia quasi standard di chiedere o a amici o Di ad farti altri, la prima. per il semplice fatto che almeno ne hai una, Sì. almeno hai una recensione. Poi da lì mi sono arrivati solo 5, quindi no, non è stato un problema. Però se sei a zero senza recensioni, magari uno è più Finalmente. titubante, quindi... A manco una ci vuole. Salutiamo Nino che si è appena connesso, è entrato in chat. Ti avevo salutato finché parlavo, gli ho detto ciao Nino. E Ciao invece Nino. Willy, parlando sempre di queste piattaforme per lavorare online. Patreon. Allora, intanto un attimo, saluto nei commenti Simone, Simone Zoccante, anche lui illustratore. Ma dov'è che Ci vedi tu questi sto commenti che su non vedo? Facebook, sulla diretta. Ma Tra io l'altro, non con vedo Simone Simone. sto Ah, ok, facendo un l'ho video visto. sul Megalocerus. Altro spoiler, così a caso. Ve li butto lì. Allora, diciamo che ci sono un sacco di piattaforme in realtà per gli artisti. Una l'ha detto Max, non l'avevo mai sentita dire. C'è Gumroad, poi, ad esempio, che io non, anche lì chiedete a Max per eventuali chiarimenti. O semplicemente abbiamo usato quella piattaforma su consiglio di Max per vendere il calendario in formato digitale dell'anno scorso, Ok. praticamente. Abbiamo Però usato Gumroad. Gumroad è molto diverso, nel senso che è più un posto dove tu metti le cose, almeno che io sappia, però devi poi spammarle tu. Cioè, lì se Ah, non sì. avessimo mandato noi continuamente il No, link no, 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 della assolutamente. gente, non li avrebbe trovati nessuno. Esatto. Uguale Redbubble, ad esempio, magari sì, o lì se fai cose magari ti trovano, però Redbubble anche lì ti dà una parte veramente piccola, piccola, insomma, Ciao Nector! di Su guadagno, Redbubble, se non quindi. sbaglio, loro decidono il prezzo base dell'oggetto che stai vendendo e poi tu puoi decidere quanto espandere quello che poi sarà il tuo guadagno, quindi aggiungere una somma che poi sarà quello che guadagni tu, però lì competi davvero Esatto. con tutto il mondo. Poi soprattutto hanno un modo strano di, cioè, diciamo il 90% di Redbubble si basa su fanart. Però non si sa perché i miei sticker di Godzilla li tolgono subito appena li metto, quindi infatti ho smesso di rimetterceli e trovi gente che ha invece messo in vendita proprio frame presi da un film, neanche fatti da loro, cioè, tipo sto guardando un anime, pausa, faccio stamp resist. E quello lo metto su una maglietta. Quello però va C'è bene. un Non si sa, pizzico ma non di si sa. rabbia in questo tuo commento. Cazzo, poi belle tipo lì. Te lo dicono loro quando si arriva la mail. Tipo, se c'è bisogno di assistenza, ci clicco, mi fa. Perché ti dà una serie di frequently asked questions dove dove magari uno può dire, ma perché è successa sta cosa, eccetera. Cioè, letteralmente ti dicono. Ma perché me l'avete tolto? È perché noi appena ci fanno la segnalazione quelli dei diritti, non vogliamo problemi, lo togliamo subito. La domanda dopo è tipo: ma perché quella cosa lì c'è che è uguale alla mia l'avete tolta? Loro letteralmente hanno scritto: boh, non lo sappiamo, non possiamo farci niente. Ok, nel Credo senso, che vabbè, ok. una volta postai anni e anni fa un disegno che aveva fatto mio fratello, una fan art di Jurassic Park con tipo vari dinosauri. In primo piano c'era la Jeep, quella quella verde gialla famosa di Jurassic Park. Mi tolsero il disegno perché, non per i diritti di Jurassic Park, ma perché la Fiat diceva che aveva i diritti sulla Jeep.
Ma che senso? Ah, ma non era nemmeno il sito della Fiat. Non era neanche un modello loro. Sì, perché Fiat e Jeep a un certo punto si sono unite, ma di recente comunque alcune cose sono assurde. Sì, ma hai capito? Cioè, in un mio disegno ho messo, non lo so, una Ferrari nello sfondo. Vabbè, allora non posso disegnare neanche i marciapiedi perché appartengono a qualcuno. C'è Filippo Bertozzo in chat. Ciao Filippo, il nostro amico paleontologo. Esatto. E... chi vi ama, parrebbe dal commento. Sì, anche lui ci ha mandato dei cuoricini. Diciamo, sì. Esatto. No, comunque appunto, ritornando alle piattaforme, allora, ovviamente i video miei su YouTube sono monetizzati, chiaro. Quindi c'è la pubblicità e niente. Quello però ovviamente va in base alle visualizzazioni. Per fare, io ovviamente non parlo il discorso degli artisti perché non sono un artista e quello ve lo dice meglio Max. Però per il discorso di comunicazione vi dico, un social che è molto utilizzato ora è ovviamente Instagram. Già non è facile crescere su Instagram come era fino a non molti mesi fa. Però quello che su Instagram è difficile è monetizzare. Cioè monetizzi sulle partnership più che altro esterne, okay, quindi fai, reindirizzando non tanto ad altri, sulle cose ad altri dentro contenuti. Instagram, esatto, è buono più che altro per mantenere un po' di contatto la gente, per aggiornarle sulle cose che fai, e va bene. Per quanto riguarda la monetizzazione proprio, insomma, o uno lo fa tramite YouTube e poi ovviamente tramite altre piattaforme come Patreon è una cosa che io ho aperto da meno di un anno in realtà, perché l'ho aperta era luglio, come credo. Come sta andando? Grosso modo. Ma ti dico, secondo me è bene, cioè per quello che, per diciamo l'entità, la grossezza del mio pubblico, io sono molto contento. Poi comunque c'è una bella community su Patreon. Sai cosa si diceva molto tempo fa? Che Patreon fosse un luogo per guadagnare riservato solo a chi pubblicava o roba erotica o comunque foto un po' spinte. Invece comunque di recente ho visto che lo stanno utilizzando sempre più creativi, insomma. Sì. Diciamo anche perché... che quello è il bacino di utenza più facile. Esatto. Però non esclude altri. Sì, anche cioè, diciamo che le tette sono i gattini di Patreon. Esatto. Comunque sia, alla fine Patreon, se ci pensi, è un modo per avere circa uno stipendio, che nel mio caso non è uno stipendio ovviamente, ma idealmente, è un modo per avere uno stipendio in un lavoro che in teoria nessuno ti pagherebbe per farlo con costanza, certo. Diciamo. Che non è che tipo mettono un annuncio in un'azienda tipo, ehi, vuoi fare tipo divulgatore che parla d'animali? Non è che ti fai assumere un'azienda per quello. Ovviamente diventi una sorta di imprenditore, tra virgolette, di te stesso e nulla, lo fai, nel senso. Patreon è un ottimo modo, perché a quel punto le persone... la cosa bella di Patreon è che chi si iscrive per seguirti, se te fai un contenuto, si iscrive effettivamente perché ha a cuore quello che fai. Cioè non è un discorso da dire... ti fa una donazione di 2 euro, beh, sempre accetta, per l'amore del cielo, non è mai scontata, non è tanto per dire, però l'idea che qualcuno, diciamo, ti dà un sostegno mensile perché crede, diciamo, in quello che fai e vuole, diciamo, migliorare la qualità dei contenuti che porti, eccetera, di fatto rendendoti indipendente e permettendoti di continuare a farlo, quello è molto bello. È uno degli aspetti che mi piace di più di Patreon. Ovviamente Patreon, siccome appunto in tanti ultimamente Patreon ha un po' spopolato, in tanti lo hanno aperto, eccetera. Un consiglio che posso dare per Patreon, io da ignorante, tra virgolette, perché ripeto, non è che abbia tutta l'esperienza sconfinata, però se vi posso dire, Patreon ci dovete stare dietro, dovete stare dietro alle persone che vi sostengono, perché se lo fate tanto per, non lo dovete fare. Che Patreon non è una cosa che fate serve tanto per. Un'offerta convincente, insomma, che funzioni. Esatto. All'inizio fa paura, cioè io non vi dico quanto fosse stretto il mio ano i momenti prima appunto di aprire Patreon, veramente mi sono cagato addosso, cioè perché non sapevo minimamente come sarebbe potuto andare, eccetera. E poi in realtà già l'ho fatto e l'ho chiuso. No, poi nel senso il fatto è che ora vabbè, purtroppo non posso stare dietro perché alcuni pledge hanno cose fisiche tipo la spilla, la patch, e gli spedisco alle persone a casa. Ovviamente ora è rimandato tutto a data da destinarsi, perché non voglio uscire il meno possibile di casa e soprattutto non voglio sovraccaricare, diciamo, il lavoro dei portalettere, eccetera, anche per questo. Quindi diciamo ora
chiaramente le persone devono, qualcuno deve ricevere ancora qualcosa, ma lo riceverà insomma quando la situazione migliorerà. Ovviamente già li ho avvertiti, claro. Cioè, o c'è stato purtroppo st'incognita, però diciamo di base comunque, anche perché chi si iscrive al tuo Patreon, voglio dire, non lo fa per avere la spilla tua, diciamo. Certo, se hai la spilla della persona che segue il Patreon, è anche bello, un modo di riconoscersi con le altre persone che sono parte di Patreon, di quella persona, eccetera. Però diciamo, chi si iscrive a Patreon non lo fa per la spilla, ma lo fa perché ha cuore quello che fai, e questo è molto bello, sinceramente. Ricordo... Sì, poi vabbè, uno diciamo poi ce l'ha anche se non è volevo Patreon, ricordare diciamo. A tutti che se volete inviare una donazione a Willy durante questa live, potete mandarla a me, io provvederò a fine diretta a mandargli esatto. Tutto. Allora naturale, ragazzi, naturale. Oh c'è la spilletta di Willy, ne approfitto per leggervi qualche altra domanda. Sempre Raffaele Deliso ci chiede: quale tecnica d'arte, questa rivolta a Max, quale tecnica d'arte ci consigliate di provare in questo periodo? E poi ci chiede anche: avete mai provato a fare della texture con schiuma e acquerelli? Quella assolutamente no. E poi adesso questa cosa questa è rivolta a Max, adesso perché escludere così a priori Willy? Cioè, solo perché è una domanda d'arte. Perché io non so niente. No, ma soprattutto d'arte. Tu usi allora... acquerelli, Willy? Magari lo fa. Ok. No. No. Allora, in realtà la tecnica d'arte in questo periodo sconsiglio di andare a fare sketch crawling fuori, perché dei lati impossibili da tenere. In realtà, se non l'avete mai fatto, è un buon momento per mettersi sul digitale, probabilmente, visto che si è costretti in casa, non si può reperire materiali, non si può andare a comprare carta o altre... non è suppellettili la parola. Suppellettili è bella come parola. Sì, ma non è la parola che volevo, vabbè, il cervello mi ha rifilato quella sbagliata. Quindi probabilmente è un buon momento per provare... È digitale in quanto è il mezzo che assolutamente richiede meno supporto fisico in assoluto. E magari se avete l'iPad e avete Procreate o qualcosa del genere, almeno potete stare in terrazzo, tipo, a prendere un po' d'aria e un po' di vitamina D e provare quello lì. Perché comunque è un mezzo, il digitale, che, cioè io vivo di quello, ma è la scelta che ho fatto è stata proprio per... anche per un motivo economico e di tempo, perché stavo sempre in casa, non avevo tanti materiali su cui sperimentare, fare prove, vivevo in una soffitta tra l'altro, tipo Raperonzolo, e quindi non avevo neanche una luce ottimale, visto che avevo tipo un lucernario e basta. E quindi anche lì è la difficoltà nel tradizionale, è che devi comunque avere una luce per vedere bene i colori che stai usando, cosa stai facendo col computer, cioè è lì, è tutto dentro. E soprattutto se si lavora in tradizionale, ma si ha un minimo di manualità con Photoshop, è molto comodo, soprattutto quando si lavora per dei committenti, fare delle modifiche. Cose che sul tradizionale sarebbe impensabile senza rifare tutto, o comunque senza andare a pastrognare troppo la roba. Se hai delle buone basi anche col digitale, ti è molto facile cambiare il colore a uno sfondo o aggiungere una texture, cosa, e ridurre tantissimo i tempi di lavorazione. Ci sono, ricordo almeno anni fa, poi non so se è ancora così, ma molti preferivano chiedere a me rispetto a dei miei colleghi, perché appunto loro lavoravano in acrilico o in acquarello, facevano dei lavori spettacolari, però poi se dovevano cambiare qualcosa era una tragedia, perché non potevano metterci mano o non sapevano metterci mano, e quindi loro avevano bisogno di qualcosa di più agile. Quindi è un mezzo che si presta molto all'eclettismo in quel senso. E se no, matite. Le matite vanno sempre bene, ma proprio solo matita, giusto per allenare, per riprendere la mano nel disegno, secondo me. O anche biro a quel punto, se volete imparare a fare le cose più giuste, più in fretta, se senza sbagliare. Avere matite molti... o penne in casa, provate col sangue. Esatto, dei vostri nemici. No, tanti che mi seguono, che disegnano, uno dei loro problemi è il terrore di sbagliare. Ho notato questa cosa.
e tendono a essere troppo titubanti quando disegnano, rifanno le linee 20 volte. Invece no, vai con la penna che sai che non puoi sbagliare. Se sbagli, tenti l'errore e cerca di renderlo parte del disegno, è figo lo stesso. Cioè, non bisogna aver paura di sbagliare quando si disegna per esercizio, ovviamente. Quando lo fai per una commissione, sì, devi avere il terrore di sbagliare, devi cagarti addosso. Ma altrimenti no, cioè bisogna imparare che il foglio è tuo amico, ci lavori con lui, cioè non deve essere una cosa che ti crea ansia, perché sennò ci metti 8 ore in più a fare un lavoro, ti blocchi, poi non lo finisci mai. E una delle frasi che preferisco sempre, oltre a sono una persona migliore dopo un bonifico, è meglio finito che perfetto, perché spesso ci si incastra su un lavoro e si va avanti. C'è gente che porta avanti tipo settimane, mesi, una roba, non la finisce mai. Cioè, no, no, finiscila, piuttosto rifarne un'altra dopo e vai avanti. Bloccarsi è terrificante su una cosa quando si disegna, Assolutamente, per me. ma è anche, credo, normale a un certo punto vedere lavori passati come qualcosa di, cioè iniziare a vedere sempre più errori, no? In quello che si è fatto prima e poi dare il meglio con lavori successivi, ecco. Beh, ma è nell'arco di 3 settimane. Cioè, già la roba che ho fatto un mese fa, tante volte dico cos'è quella Però, cosa. come si dice sempre, un Sì, che vero poi artista è forse. sempre insoddisfatto delle cose che fa. Sempre no. Anche se. Ci sono dei lavori che ho. Cioè, rarissimi lavori che ho fatto anche 10 anni fa, che però continuano a piacermi, ma perché magari avevo beccato proprio, magari non era la tecnica che era perfetta, ma c'era il sentimento Ok. giusto, quindi ero riuscita a beccare qualcosa che comunque a distanza di anni riesce ancora a farmi star bene, a farmi percepire quello che volevo esprimere. Come magari un filmato che uno fa, un film amatoriale, magari non ha gli effetti speciali fighi, le luci, però magari la trama è bellissima e quindi comunque anche a distanza di anni ti prende. Cioè, ci sono film d'epoca che non avevano chissà che mezzi, però comunque Certo. continuano a essere dei capolavori, quindi Tipo tipo uno a Godzilla. caso. Tipo Godzilla. Uno a L'ho caso, detto, l'ho detto, esatto. l'ho detto, l'ho detto. No, poi c'è, ora forse meno, perché ormai sta cosa è normale, però comunque il media digitale spesso e volentieri viene anche visto un po' un sospetto. Tipo l'altro giorno mi arriva tipo su Instagram e mi dice, sì, tipo io però preferisco tipo i disegni fatti tradizionali. Sì, vabbè, se stiamo parlando di gusti ci può stare, però quello bisogna capire che se uno fa cagare a disegnare sulla carta con la matita in mano e poi gli metti a tavoletta in mano, fa cagare lo stesso. Non è che c'è, ok, va bene, Photoshop ti può aiutare perché puoi correggere di più, come diceva la Valeria, però razzi, cioè, Ma sai, uno se è un questa artista a fare le cose è l'eterna digitali, è un maledizione artista di anche chi lavora pop. in digitale. C'è sempre qualcuno che penserà che Questo è un il progetto computer o nuovo. comunque il device che stai utilizzando ti dà una mano, quando in realtà non è così. Cioè, ti può agevolare sotto vari punti di vista, ma di sicuro non fa il lavoro per Dipende te. poi Cioè, da cosa Filippo ha fai, perché messo. a me che piace tanto riprodurre cose con texture simile a Corello, a me piacciono tantissimo le texture che danno gli oggetti veri, e ho passato tantissimi anni a cercare di riprodurli in digitale o dare comunque la stessa sensazione. E quello è molto più difficile in digitale, cioè in acquarello effettivamente fai 4 macchie e hai 4 macchie e sono perfette perché sono esattamente casuali ed esattamente delle macchie. Per riprodurre lo stesso effetto in digitale diventi Sì, scemo. tu ti Quindi sei dipende da creata un cosa devi pacchetto di fare. texture che riutilizzi o le crei di volta in volta? Allora, le texture no, ma nell'arco degli anni mi sono o ho comprato o ho trovato o ho fatto io stessa dei pennelli che sono simili a Corello, simili a acrilico, eccetera, e ovviamente si riciclano comunque, perché negli anni magari ne troverò altri. Sono tipo le mie scarpe, cioè se io fossi una donna davvero, i miei pennelli di Photoshop sono l'equivalente delle scarpe o delle borse per per le donne. Quindi ogni volta, oh mio Dio, questo è bellissimo, devo averlo. E tra l'altro, se vi interessa, ne ho caricati 5 Se pacchetti su Twitch. Adesso ci faccio un po' lasci il di link, spam, io ma in mi realtà vedrò per ora di sono. farli scaricare a chi Vabbè. fa digital painting da Sono noi. in basso nella mia pagina di Twitch e sono divisi in acquerelli, matite, inchiostri, gouache e pastosi, e sono praticamente tutti quelli che uso nell'ultimo periodo, e sono molto belli. Ok. E
E appunto vengono da varie fonti, alcuni comprati, alcuni li ho fatti io, altri li ho trovati in degli anfratti. Per voi, fate Vobis. No, li ho messi su perché quelli che mi seguivano su Twitch mi chiedevano sempre: ah, bello, quello dove l'hai preso? Quello dove l'hai preso? E ho detto: to, ciao Peve. Ho recuperato un'altra domanda bellissima, sempre di Raffaele, che la sua ultima domanda ci chiede: Dica, dica. se fosse il capo di un'organizzazione segreta allo scopo di gestire e contenere animali misteriosi e non estinti, come la chiamereste? Questa domanda richiede tipo almeno mezz'ora di pendolamento. Non lo so, Collettivo Ubaldo. Collettivo Ubaldo. Nessuno penserebbe che si tratta di un'organizzazione del Collettivo. genere, cioè, Tommaso credo, non invece ci so. scrive: se vi iscriverete al canale di Max, state attenti a Nector, è una brutta persona. Si parla di se stesso in terza persona. È uno dei miei follower su Ok, è venuto Twitch. qui a bullizzarti. No, ma è una persona tanto carina. L'ultima volta che sono venuta, tra l'altro, a Firenze, che parlava di balene Willy, siccome lui fa la guida turistica, io avevo il treno a breve, tipo, che ho detto: ehi, ciao Willy, è stato bello vederti, e sono scappata via. Mi ha portata lui fino alla Ah, vedi. stazione. Ah, no. E nel frattempo mi fa: aspetta, prendiamo questa deposizione di qua, come puoi notare con le architetture? Quindi ho fatto la fugona al treno con Annessa Guida. Comunque c'è una cosa che secondo me dovresti rispondere te, Sante, che ha messo Filippo tra i commenti. Un Aspetta che pensierone lo bello lungo, e secondo recupero. te sei quello più. Io ho trovato la domanda di Simone che ci chiedeva sempre per quanto riguarda la paleoarte, chiedeva a me quando devi ricostruire un animale estinto, quanto tempo dedichi alla ricerca di testi, fonti e scheletri su quell'animale. In realtà in questo caso dipende da quanto tempo hai per realizzare la commission in questione. Solitamente io mi leggo qualcosa la sera prima di cominciare a lavorarci, cerco di recuperare comunque l'articolo dove l'animale viene descritto, comunque la maggior parte dei ritrovamenti collegati a quell'animale sono stati studiati, e poi sicuramente si dà un'occhiata un po' alle ricostruzioni fatte da altri paleoartisti nel tempo. Poi è ovvio che più informazioni riesci ad accumulare, meglio è. Alcune cose comunque si recuperano anche in corso d'opera, quindi non è detto che ti devi documentare per forza prima, ecco. Mentre stai lavorando è normale che ti venga qualche dubbio sull'aspetto dell'animale, comunque su cosa sta facendo, e quindi sei portato a fare ulteriori ricerche per perfezionarlo. Poi ognuno sviluppa un metodo suo, l'importante è appunto consultare gli articoli scientifici da fonti riconosciute che insomma ti dicano tutto quello che c'è da sapere sull'animale in questione. Invece il commento di Filippo, ok, l'ho trovato, è questo lunghissimo. Ok, cioè, anni fa si discuteva di come poteva essere difficile fare soldi per un paleoartista, e che all'epoca poteva sembrare molto più difficile farlo da paleontologo. Quello era il 2005-2009, ora siamo nel 2020. Come paleontologo sono portato a pensare che la paleoarte abbia più possibilità di autosostentamento rispetto alla paleontologia accademica. Però bisogna essere intraprendenti con piattaforme tipo YouTube, Twitch, Patreon, eccetera, eccetera. Beh, sì, diciamo che quello che dici è vero, ecco, non so nel dettaglio adesso come la vivono i paleontologi, però effettivamente in base alla situazione in cui ti trovi potrebbe essere più o meno soddisfacente, però almeno nel mio caso non posso dire che facendo paleoarte questa cosa mi fa stare bene, perché io di base sono un illustratore, faccio anche altre cose, molte cose che non riguardano la paleoarte e la paleontologia. E questo mi permette comunque di andare avanti, perché l'idea al momento, perlomeno l'idea di mangiare soltanto facendo paleoarte, purtroppo è un sogno che non si può ancora realizzare, ma penso che sia lo stesso per molti. Poi comunque quello che dici, e ce l'hanno confermato anche Max e Willy, queste piattaforme online ci consentono di arrivare direttamente a chi è appassionato a questi argomenti che trattiamo, e quindi di trovare delle entrate extra che ci permettono di arrotondare.
Infatti, che prima dicevo che comunque il grosso adesso, dopo una decina d'anni, il grosso del lavoro che faccio è di libri per bambini illustrati. Però ancora ogni tanto faccio altre cose. Ma secondo me, se uno si impunta su un argomento, l'importante è che il grosso della produzione che fai cerchi sempre di vertere nella direzione dove effettivamente vuoi andare. Perché quando ho iniziato, il caso ha voluto che finissi a fare robe di manuali. Cos'è questo rumore? Un frullatore? Sento un rumore di sottofondo tipo Sì, ho di sentito anch'io. frullatore. E dicevo che quando ho iniziato ho cominciato con dei manuali di giochi di ruolo, fantasy e cose del genere. E purtroppo, avendo cominciato con quello, poi per un sacco di tempo mi sono arrivate richieste di quel genere, perché quello che avevo prodotto era di quel tipo. E quindi poi è difficile schiodarsi quando si fa Assolutamente. una cosa. Quindi cerca comunque di trovare sbocchi e cose che in un modo o nell'altro continuino a convergere nella direzione dove vuoi andare, perché sennò uno rischia Tra di l'altro perdersi. Filippo è molto 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 in gamba a conversare e vedo che lui online pubblica un sacco di contenuti, quindi secondo me non sarebbe un azzardo da parte sua considerare l'idea di, che so, mettere in piedi un canale ufficiale, qualcosa che comunque avrebbe un suo brand, dove caricare contenuti divulgativi sui dinosauri, alla portata di tutti, ma che da paleontologo può confezionare in un certo modo. Quindi, fossi in te, nel tempo libero questa cosa la valuterei. Ok, ragazzi, è passata la nostra oretta, volevo farvi un'ultima domanda. Questa si slega un po' da tutto il resto, ma comunque si fa per cazzeggiare. Consigliate a chi ci sta seguendo un passatempo per questi giorni di quarantena e, se volete, anche un libro, una serie TV, qualcosa da fare, insomma, in questi giorni in cui siamo costretti a casa. Allora, io da giocatrice da tavolo, e che adesso è pienissimo purtroppo, ma siti tipo Board Game Arena, ripropongo, ma anche ci sono anche su Steam, ci sono tanti giochi da tavolo che si possono fare giocando a distanza, appunto. Board E Game Arena. Un Board Game poco di Arena, cos'è? ma mi pare che sia che fate conto che normalmente prima aveva un bacino di utenza di, boh, penso 5.000 persone, è balzato a 14.000 durante Sì, tra l'altro appena ho questo digitato periodo, la B quindi me l'ha ci dato sta. nei suggerimenti. Ecco, appunto. E io lo usavo anche prima, era molto carino perché puoi giocare con un sacco di giochi da tavolo e sono automatizzati. Oh. Quindi dei giochi che magari dal vivo richiedono anche di mettersi a fare conti, di aspetta, questo mi dà tot punti, eccetera, quelli li fanno automatico, il programma è molto comodo. E se no, su Steam ho visto che hanno cominciato a mettere molti giochi da tavolo online. E per quando finisce la pandemia, invece, se vi piacciono i dinosauri e cose del genere, comunque, secondo me è bellissimo Specie Dominanti come gioco. È un gioco in cui hai dei cubetti, quindi a livello di fantasia devi metterci molto. Per ogni cubetto rappresenta Un tipo di animale. una specie, no? Perché ogni giocatore decide cosa fare. Ci sono i volatili, i mammiferi, gli anfibi, quindi ognuno compete con gli altri per accaparrarsi i vari territori, sopravvivere alla glaciazione, eccetera. È Ah, molto figo, bello. figo. Io invece consiglio molto se avete magari un giardinetto o semplicemente una finestra che dà sul fuori, eccetera, di fare un po' di birdwatching urbano da casa vostra. Perché questo è un ottimo periodo perché un sacco di uccelli comunque sono tornati, migratori sono tornati. Per esempio, l'altro giorno ho visto per la prima volta dell'anno i palestrucci, sono parenti delle rondini, insomma, quindi fondamentalmente diciamo c'è da divertirsi. Potreste, ma diciamo, stupirvi della varietà di uccelli che ci sono nelle nostre città. Magari non vi siete mai messi a guardarli, a stare insomma nel mezzo alla calma, quindi non vi siete mai resi conto di quanti uccelli diversi ci sono in città. Poi ovviamente magari se stai nel centro storico è un conto, se stai proprio in periferia è un altro, chiaramente. Però boh, è una cosa che
che vi consiglio di fare. Se appunto vi piace disegnare, vi portate anche dietro una penna e un foglio e fate un po' di disegno dal vivo degli uccelli che vedete. Questa è una cosa, secondo me, che poi vi ordinate su Amazon una guida di riconoscimento degli uccelli. Ottimo, fate, ottimo consiglio. Tipo quarantena da birdwatcher, tipo. Io ho fatto birdwatching col gatto l'altro giorno e finché guardavamo fuori è passato un drone. Di che specie? Non lo so, non avevo, cioè, non avevo la guida ai droni d'Europa sotto mano. Esatto. Fatto in tempo. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per averci dato questa oretta del vostro tempo. Siete sempre fantastici e disponibilissimi. Figurati, grazie a te, Sante. Tu che sei tanto carino, ti vogliamo bene. Sicuramente ci rivedremo presto in Calabria, perché ci sono tante cose che non siamo riusciti a farvi vedere all'epoca. Presto, non lo Vabbè, so. Dai, certo. Speriamo presto, dai. Infatti, tra le cose che ci è saltata c'era anche una cosa che bisognava fare, Sante, tra l'altro a maggio, ormai chissà quando la faremo, sì, no. Però sì. Restate connessi per scoprire. Grazie, ragazzi. Esatto. Buona serata. Ciao, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Grazie.